Ciao, in questo video vedremo la riparazione o perlomeno il tentativo di riparazione di una scheda di un cancello elettrico. Questa scheda ha smesso di funzionare a seguito dell'entrata di una lumaca, la quale ha provocato, penso, un cortocircuito qui e un'ossidazione a questo punto qui. Qui c'è già una riparazione precedente e qui ci sono tanti segni di ossidazione. Andiamo a vedere il fusibile di linea, che deve essere, è scritto qui 5 A, e il fusibile secondario da 0,8 A. Questo qualcuno l'ha cambiato, è da 3,15 anziché 0,8, infatti non è bruciato. Lo andremo poi a sostituire con il valore corretto, perché con un valore così alto non riesce a proteggere la parte secondaria. Andiamo a vedere il fusibile di linea, che addirittura ha rotto la parte in vetro, quindi c'è stato un forte cortocircuito. Vediamo da quanti ampere è. 3,15 anziché 5, probabilmente funzionava lo stesso perché i motori collegati consumavano meno 3,15. Magari questo qui lo rimetto a 15, quindi prendo magari questo 3,15 qui e lo metto di qui, visto che prima andava bene, e poi qui metto un 0,8 A, 800 mA. La prima cosa che bisogna fare quando si fanno delle riparazioni di cui non si ha la documentazione è fare una foto sia dalla parte lato componenti sia dalla parte lato soldatura, in maniera che se poi andiamo a togliere un componente dalla foto riusciamo a risalire o al valore o alla polarità magari di un condensatore elettrolitico. Adesso col multimetro andiamo sul prova continuità e vediamo se l'ingresso dà un cortocircuito. Qui segna 180 ohm, un po' bassino, però potrebbe essere magari l'avvolgimento primario del trasformatore. Esatto, qui probabilmente la lumachina ha fatto bruciare il fusibile, ma adesso si è asciugato, il cortocircuito non c'è più. Se solo questo ce la caviamo solo pulendo qui e magari pulendo qui, sperando che la parte secondaria non abbia subito danni. Per alimentarla utilizzerò un trasformatore di isolamento con in serie una lampadina. Il trasformatore è questo qui, con in serie una lampadina. La lampadina mi permette di preservare il circuito in caso di cortocircuito. In caso di cortocircuito la lampadina si accenderà fissa. La potenza della lampadina si decide in base al carico. Qui il carico, essendo molto piccolo, la lampadina può essere anche da pochi watt. Infatti la lampadina che stavo utilizzando è da 25 watt. Inserisco il connettore, avvicino la lampadina, vediamo tensione. Ho cambiato anche questo fusibile, quindi adesso abbiamo i fusibili nuovi. Mettiamo il cappuccio anche questo. Diamo tensione. Ok, la lampadina non si è accesa, si è acceso il display per un attimo, è un buon segno. Adesso vado su internet a cercare il datasheet di questa scheda. Il codice l'ho visto qua sopra. Vediamo anche le tensioni dopo il regolatore se sono giuste. Questo qui è un 7805, 498, perfetto. Quindi tensione sugli integrati ci sono. Proviamo anche qui. 499, perfetto, il micro alimentato. Questi qui dovrebbero essere degli SCR, due Triac, che vanno a comandare il motore. Adesso scarico il datasheet per capire dove mettere fine corsa e dove dare il comando di start. Penso che sia questo open qui. Questo qui sarà lo stop che dovrò fare il cavallotto al momento chiuso. Questo è lampeggiante. A posto del motore, magari ci metto delle lampadine. Adesso preparo il tutto e poi lo vediamo insieme. Ho collegato tutto come da schema, che adesso ti faccio vedere. Naturalmente, sotto, prima mi sono dimenticato di dirtelo, ho pulito la parte dove c'era il cortocircuito e questa ossidazione qua. Poi alla fine procederò con una bella spruzzata di vernice isolante. Lo schema è questo. Questi qui sono i due motori, il comune
Dopo c'è l'apre e il chiude. Tra l'apre e il chiude c'è il condensatore. Motore 1, motore 2, idem, comune, apre e chiude. Quindi ho messo 4 lampadine, quindi tra il comune e l'apre è una lampadina, tra il comune e il chiude un'altra lampadina. Stessa cosa sul motore 2. Poi ho messo un pulsante di apertura, questo qui. Questo qui probabilmente non è usato, dipende tutto poi da come è stata programmata. Poi per i fine corsa, andiamo sull'altro foglio dello schema che ho stampato, vanno collegati in questo modo, comune, fine corsa apre, fine corsa chiude. Quindi abbiamo le 4 lampadine, quindi apre ANTA 1, apre ANTA 2, chiude ANTA 1 e chiude ANTA 2. Pulsante di start, pulsante di stop. Questi due cavallotti simulano i due fine corsa. Diamo tensione, sempre tramite trasformatore di isolamento, così abbiamo una protezione in più. Lo zero che abbiamo visto prima. Queste tre lineette qui sono le segnalazioni dei contatti. Questo qui dovrebbe essere il pulsante di stop, vediamo un po'. Eccolo qui. Questa barretta qui indica che il segnale di stop è chiuso, così è chiuso, così è aperto. Queste due qui dovrebbero essere i due fine corsa. Infatti, questi qui sono i due fine corsa e questo è il pulsante di stop. Rimettiamo i due fine corsa, adesso facciamo lo start e dovrebbe fare la marcia. Apre delle due ante, quindi dovrebbero accendersi queste due lampadine qui. Vediamo un po'. Ah, è programmata col compo d'ariete, quindi fa una chiusura di un secondo, mezzo secondo, qualcosa del genere, e poi fa l'apertura. Questo serve per andare a sbloccare eventualmente la serratura in casi particolari. Il colpo d'ariete si può anche disattivare nel menu del programma. A quanto pare quindi l'installatore ha ritenuto opportuno inserirlo. Chiaramente i motori, diciamo, vengono stressati maggiormente perché prima fanno la chiusura e poi l'apertura. Adesso siamo nel tempo di pausa e fa la chiusura. È notato qui che è cambiata la luminosità. Questo lo fa l'SCR o il Triac, non so cosa hanno montato. Bisognerebbe avere lo schema, uno di questi due, perché regola la potenza di motore. Anche questo dato di solito si imposta nel menu di programmazione, penso sia in percentuale rispetto al 100%. Infatti questa lampadina qui fa meno luce perché a quanto pare è stata abbassata la potenza. Ha fatto lo stop finale, quindi il ciclo è terminato. Proviamo invece a fare uno stop manuale, quindi faccio uno start, fa il colpo d'ariete, parte l'apertura, faccio uno stop, ok, si spegne. Ho notato una cosa, che prima fa lo spegnimento elettronico e poi scatta il relè. Questa è una buona cosa, in maniera che il relè non sfiamma. Ripremo il pulsante di start, adesso non so se rifarà l'apertura o la chiusura, dipende da come è programmato. Fa la chiusura, quindi dopo uno stop in qualsiasi punto è, fa la chiusura, però vedo che sta tenendo conto del tempo che ha fatto durante lo start. Riproviamo, facciamo un conteggio. Dopo che parte, 1, 2, 3, 4, 5, stop. Adesso mi aspetto che faccia circa 5 secondi di chiusura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sì, gli danno un surplus per assicurarsi che il cancello si chiuda e la serratura si innesti. Diciamo che la riparazione a questo punto è terminata. Procedo alla verniciatura e andremo a montare per fare il collaudo finale. Se ti piacciono dei video di questo tipo sulle riparazioni, scrivilo nei commenti, che magari quando mi capitano ne faccio altri. Spero che il video ti sia stato utile. Ci vediamo e sentiamo al prossimo. Ciao!